Buongiorno. Torna il video. Comunque sono provato su YouTube, ma non voglio farvi attendere dell'altro, perché sennò poi le visualizzazioni calano. E quindi partirei subito con l'iPhone da scegliere nel 2022. Cercheremo più o meno di dividerci in tre fasce, ma cercherò di andare veramente veloce, perché questo video deve uscire domani. Quindi andremo su nuovi e ricondizionati. Nuovi guarderemo esclusivamente da Apple, mentre per i ricondizionati andiamo su Refurd, uno dei siti più affidabili a livello di ricondizionati. Quindi io partirei subito da iPhone nuovi. Quindi partirei da iPhone SE 2020. Il video su iPhone SE 2022 arriverà, andate tranquilli, però è l'iPhone più economico che Apple vende, a 4,99, che non è che sia uno dei prezzi proprio più bassi, però meglio sicuramente degli altri, su cui c'è un'enorme differenza. iPhone SE non lo consiglio, perché esce la versione nuova allo stesso prezzo. Ovviamente volete un iPhone 8, ma non trovate più un iPhone 8, lo volete nuovo, a quel punto vi prendete qui. Ma perché dovreste volere un iPhone 8? Nuovo per lo più. iPhone 8 ricondizionato ci arriva di nuovo, perché ha dei prezzi veramente assurdi nell'iPhone 8 ricondizionato. Vi faccio già un piccolo spoilerino: su Refurd la versione base viene solo come nuovo 210 euro, mentre con 64 giga, ma comunque dei prezzi assurdi. Ha le sue cosette in più, ha la modalità ritratto, ma secondo me se volete certe cose dovete già passare a un modello un po' superiore. Quindi iPhone SE io lo boccerei di suo. iPhone 11 anche lui, per la stessa ragione di iPhone SE 3, non si sa come dovrebbe essere, potrebbe avere due fotocamere e un design così, solo se volete un Face ID. Perché dovreste volere il Face ID e poi prendere il mio iPhone 11? Quindi anche iPhone 11 bocciato, anche di colori veramente atroci. Quindi passiamo al next. E ora passiamo ovviamente a... iPhone 11 Apple lo vende nella sua versione da 64 giga base, comunque lo vende a dei prezzi non convenienti secondo me, perché 619 euro per iPhone 11, quanto su Refurd, perché volevo fare un attimo questo paragone, lo possiamo trovare a 450, che è comunque un ottimo prezzo, al posto dell'SE nuovo. Assolutamente, ecco, vedi, questa cosa ha già più senso. Se volete spendere 50 euro in meno, non prendete gli iPhone SE, ma prendetevi iPhone 11 ricondizionato su Refurd. Al sito di Refurd, anche se non collabo, non c'ho nulla, però comunque ve lo lascio in descrizione, perché secondo me è veramente, veramente valido. Ma ora passiamo alla peggior cosa che Apple vende, gli iPhone più costosi che Apple vende. iPhone 12, non perché fa un prodotto pessimo, no, anzi è un prodotto fantastico, ma perché è sbagliato, ha un grosso problema. iPhone 12 ha la stessa batteria e lo stesso prezzo di iPhone 13 mini. E iPhone 13 mini è molto meglio di iPhone 12. E iPhone 12 mini ha una batteria troppo piccola per 719 euro. Prima lo vendevano 819, però era un iPhone mini unico, esclusivo. Mentre ora c'è il 13 mini. E ovviamente dovrebbe uscire l'SE3 con dimensione simile. Quindi anche lui bocciato. Oh, ora passiamo iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Ovviamente su loro mi ci concentro un po' meglio, perché comunque sono dei top gamma e come tali vanno trattati, secondo me. Quindi iPhone 13 mini è una piccola bomba pronta ad esplodere, e non fa come il Galaxy Note 7. Sono 819 euro, secondo me molto meglio spesi di 919 che spendi per iPhone 13. Certo, la batteria è meglio, lo schermo è un po' più grosso, ma per 100 euro in più non lo so. Mentre fra iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max stesso discorso, ci sono 100 euro per una dimensione in più. Io prenderei il Pro Max, sarei il primo, perché io sono abituato all'iPhone XS Max, che sì, è sfasciato, ma è comunque Max. Comunque non so se ce la farei a tornare a un 6.1, per quanto mi piacerebbe, però secondo me lo schermo grande, ora ho anche esigenze diverse, ma è l'unico display OLED che ho a disposizione, quindi mi piace quell'OLEDosità che ha, quel nero assoluto, me lo voglio vedere su uno schermo bello grande, ma per uno che no, cioè, no. iPhone 13 Pro già solo se avete bisogno di una camera o dell'LiDAR, perché il LiDAR, come avevo consigliato l'anno scorso per ingegneri, architetti, tutte quelle persone che sono in questo mondo, o andate su iPad Pro, ma su quello c'è già un video dedicato che iPad comprare nel 2021, che però si può adattare anche al 2022,
Però io soprattutto la versione da 11 la consigliai per tutti coloro che avevano bisogno di un LiDAR. L'iPhone 13 Pro era più l'anno scorso con il 12 Pro che aveva una batteria un po' meh, era tutto un po' meh. Ma anche ora il LiDAR è molto sfruttabile, è molto sottovalutato. Quindi l'iPhone 13 Pro io li approvo. Quindi io andrei sempre su modelli un po' più piccoli stavolta. Mi dispiace dirlo perché io sono un grande fan delle cose. Le cose grosse non lo posso dire. Degli smartphone grossi, dei prodotti grossi. L'unica cosa che veramente forse è il MacBook, però ogni tanto mi dico, però anche un bello schermone ci sta. Ma poi iPad lo prenderei ovviamente da 12,9 io. Mi prenderei anche un mini, ma un 12,9. E anche iPhone mi piace grosso. Ma ora passiamo alla roba atroce. Vergogna. Passerei agli iPhone ricondizionati su. Sono dei nostri amici di Refurred. Voglio già farvi un paragone prezzi. Che voi direte, per un ricondizionato saranno più bassi. iPhone 13 Pro, azzurro Sierra 128 giga, su Apple Store viene 1189 euro. La stessa versione vale 8 euro in più. 1197,82 euro su Refurred a confronto di 1189 su Apple Store. Mentre per il Pro Max, sempre a 128, su Apple Store viene 1289, mentre dei nostri amici di Refurred qua viene 30 euro in meno. Al posto di 1289 viene 1251, onesto. Quindi varia un po' da colori, cose. Però capite che è una situazione particolare, quindi quella è ricondizionato. Ovviamente poi se andiamo già su iPhone 13 le cose cambiano, quindi per Refurred hanno tutti i colori lo stesso prezzo, viene 8,79, mentre per Apple viene 8,939. Quindi forse iPhone 13, se proprio non volete la scatola originale. Per quanto mi dispiace, iPhone 13 prendetelo ricondizionato. Ma passando un po' alle cose particolari, iPhone 12, come ho detto, non lo trovo idoneo in generale. Quindi io volevo vedere iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro Max, perché alla fine è quello che interessa a noi, come nuovo viene 969 euro. Che se volete un telefono grosso, visto che ha praticamente le stesse features di iPhone 13 normale, poco di più o poco di meno, dipende un po' da come la vediamo. Secondo me iPhone 12 Pro Max a 969 è anche lì un ottimo acquisto. Invece un altro prodotto che definirei ottimo per l'acquisto è proprio iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro normale, non Max, che viene 765 per 64 giga, qualsiasi colore. Sono dei prezzi, secondo me, onestissimi e fantastici. Il Pro Max invece costa 10 euro in meno, 759. Quindi se non è con 11 Pro Max, se lo volete comprare, prendetelo là. Ovviamente, cioè, non è che sia una spesa da poco. Però secondo me con 11 Pro Max è un buon telefono. È uno dei migliori telefoni che sono riusciti a Apple negli anni. E anche uno di quelli che diventano più popolari. Quindi iPhone 11, ve l'ho già detto, rematch, 450, prezzi ottimi, veramente una roba assurda. iPhone SE 2020, ormai 275. E in versione, tra l'altro, cioè non è che lo troviamo a 275, lo troviamo come nuovo. Quindi veramente ottimo, 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 ottimo. Restano anche ovviamente altri iPhone come XS e XR, quindi generazione 2018, che ora vi controllo subito. Il mio iPhone XS Max lo troviamo già a 50 euro in meno di quanto l'ho pagato io, quindi a 469. È un po' altalenante. Io non ve lo consiglio come smartphone iPhone XS Max, perché a quel punto certo 11 Pro Max vale 300 euro in più ricondizionato, ma li vale tutti. A quel punto XS Max, io vi dico prendetemi un XS, a 3,59 la batteria, boh, però ci sta. Mentre se non volete l'OLED, a 344, poco meno, abbiamo uno dei migliori smartphone di Apple, con una batteria assurda. L'iPhone XR a 3,44. Fantastico, sempre qua perché ci potete fare un po' tutto. C'ha una camera buonissima perché alla fine la stessa dell'XS,
quella 1x, che alla fine io la 2x l'avrò usata poche volte, magari per le intro dei video, dei vlog. È una roba un po' strana, però sì, alla fine è una cosa molto esclusiva, mettiamola così. Vedi, vi ho consigliato l'XS a 3,59, a 30 euro in meno troviamo una cosa che non ha senso, iPhone X. Perché dovreste prenderlo l'originale, il primo, certo, a tutti quelli, però già come negli aggiornamenti software non arrivano tutte le novità. È del 2017, io ho un'amica che ha preso un iPhone del 2017 aprile 2021, se ne sta pentendo amaramente, perché comunque lei ha preso, le hanno preso in siti non affidabili, io gli ho sempre detto. È un iPhone 8 comunque, però comunque è un iPhone anche del 2017 che non ha tutte le novità del software, quindi anche no, secondo me. iPhone X è evitabile, mentre iPhone 8, oh, sarà che iPhone 8 a 210, se lo prendete buono, però a 229 euro l'iPhone più bello di sempre, l'iPhone 8 oro, che è bellissimo, oggettivamente, anzi ancora meglio. Trovate a 313, penso sia ancora meglio, 64 giga, ottime condizioni, iPhone 8 Plus oro, che è ancora più bello. E allo stesso prezzo c'è anche quello rosso, che anche lì è bellissimo, ma quelli sono scelte vostre alla fine. iPhone 7 ovviamente non ve lo consiglio, è vecchissimo, veramente quest'anno, per quanto Apple abbia aggiornamenti software longevi, compirà 6 anni, quindi come posso consigliarvi un prodotto che ha gli anni che ha? È bellissimo, per carità, ma ha comunque 6 anni. Quindi ragazzi, per questa guida all'iPhone più o meno, che un po' sono stati i prezzi e i vari confronti, quindi cosa acquistare, è tutto e noi ci vediamo domani, spero, con un prossimo video, perché ragazzi, c'ho la fine del quadrimestre. Io vorrei farvi video, perché tra l'altro c'ho anche gli ultimi giorni di Final Cut, ma è più forte di me. Quindi lasciate like per supportarmi, che negli ultimi, ieri abbiamo perso 3 iscritti. No, cioè, no, dai, su. Cioè, su con la vita, dai, no. Oddio.